tutti, ben ritrovati, seconda puntata di Versus, il derby del martedì in compagnia di David Zanirato. Buonasera Vale. Buonasera David, ci ritroviamo dopo una settimana, dopo il nostro esordio dedicato alle città UNESCO, Cividale e Palmanova. Questa sera una nuova sfida da vivere insieme, quella tra Gemona e Venzone. Una sfida ovviamente che sarete chiamati a votare voi direttamente tramite la nostra pagina Facebook. Però prima di tutto spieghiamo, David, che cosa succede, cosa è successo la scorsa settimana, come sono andate le votazioni? Purtroppo tocca a me l'ingrato compito di dire insomma chi ha vinto Cividale, ha vinto Valentina. Palmanova di un soffio, ce la siamo giocati fino all'ultima. È stata una durissima gara anche grazie a voi, perché effettivamente c'è stato tantissimo interesse nei confronti della nostra sfida sulla pagina Facebook di Udinese TV e i nostri post hanno generato tanta attenzione, siete stati davvero tantissimi a votare, lo vediamo e nella grafica. E continuate anche a farlo, anche questa sera potete già votare, ma dopo vi daremo le dritte per collaborare con noi al meglio. Intanto presentiamo la sfida di questa settimana, David. Lo state vedendo alle nostre spalle. La sfida di stasera chiama in causa Gemona e Venzone per quanto riguarda il terremoto. 41 anni dopo siamo voluti andare a vedere come sono cambiate queste cittadine friulane, cosa è stato ricostruito, come, ma naturalmente abbiamo cercato anche di dare uno sguardo al futuro. Siamo andati a scoprire che cosa c'è di nuovo in queste due località. Partiremo naturalmente come al solito con l'interrogatorio al sindaco per passare alla storia, alla ricostruzione, fino ad arrivare alle novità, le good news, per poi sederci a tavola, senza dimenticare naturalmente il personaggio simbolo di queste località. Allora adesso veramente tocca a voi, fra pochissimo vi potete gustare la nuova puntata, ma potete già votare sulla nostra pagina Facebook Udinese TV, like per Gemona, cuoricino per Venzone, come abbiamo fatto la scorsa settimana, partecipate in tantissimi, mi raccomando. È tempo di derby! Fischio d'inizio! Nome: Paolo. Fabio. Cognome: Urbani. Di Bernardo. Professione: bancario in aspettativa, attualmente sindaco. Impiegato tecnico. In carica da giugno 2009. Dal maggio 2014. Sport preferito: basket. Calcio. Squadra preferita: GSA Udine. Juventus. Ha scelto di fare il sindaco perché? Per dare un contributo alla mia comunità. Per mettermi in discussione con tutta la comunità. Che cosa significa per lei la sua città? In questo momento significa tutto. La cosa più bella che ci sia. Qual è il luogo al quale è più legato? San Agnese, che è una località molto cara. Il Duomo di Venzone. Che cosa ha in più rispetto al suo sfidante? Tutto. Ha un bellissimo centro storico e una bellissima storia. Che cosa ruberebbe loro? La sua magnifica piazza medievale. Ruberei i tanti impianti sportivi che ha. Pro-Uti o anti-Uti? Anti-Uti da sempre. Pro-Uti con tante riserve. Autonomista, friulanista, europeista, come si definisce? Sono europeista convinto. Autonomista friulanista. Spieghi in 15 secondi ad un turista perché la sua città merita di essere visitata. Ma non solo perché è la capitale del terremoto e dunque la capitale della ricostruzione, ma soprattutto perché in questo momento è diventata la capitale dello sport e soprattutto del benestare. Perché il simbolo della ricostruzione è il simbolo per il futuro e perché le bellezze di Venzone non ci sono in tutta la Friuli Venezia Giulia. Cosa vi manca ancora? Ci manca molto e davvero a tutti il castello. Che cosa manca invece ancora a Venzone? Manca ancora il completamento della mura, della parte a nord e la mentalità di sviluppo. Di che cosa va più orgoglioso del suo operato? Beh, credo di andare più orgoglioso sicuramente del castello e della sua ricostruzione, anche se non ancora terminato. Del Borgo dei Borghi 2017, dello sviluppo turistico e della visita del presidente Mattarella. Qual è la richiesta più assurda che ha ricevuto? Quella di fare un traforo sotto il Chiampon per collegare l'Usavara in tempo più breve. Non grandi richieste assurde. Quale delle richieste esaudite la rende più orgoglioso? Beh, credo che soprattutto della risposta che ho dato sul sociale, dando la possibilità a tutti di accedere a tantissimi servizi e con le tasse molto basse. Vado orgoglioso delle infrastrutture fatte e vado orgoglioso del grande lavoro fatto anche sulle frazioni di Venzone. E adesso un appello al voto, perché si vota su Facebook. Beh, dovete votare Gemona senza se e senza ma, perché rappresenta non solo Gemona stessa, ma rappresenta tutto il Friuli e rappresenta l'orgoglio friulano nel mondo. Votate Venzone, votate il Borgo dei Borghi 2017, ma votate anche una cittadina con tanta positività e con tanta voglia di sviluppo e con tanta voglia di far vedere quello che abbiamo fatto, cioè il simbolo dei friulani. La ricostruzione parte anche qua da Venzone, che è un esempio.
Beh, già belli carichi, i sindaci. I sindaci sono i primi a sentire la sfida, bisogna dire la verità. Però adesso andiamo a scoprire un altro tema su cui si scontrano Gemona e Venzone, che è quello ovviamente della ricostruzione. Si gioca sul terremoto la sfida tra Venzone e Gemona. Per raccontare cos'è significato questo tragico evento per Gemona del Friuli, siamo saliti sul Colle del Castello. Accanto a me c'è Luciano Vale, che è un po' la memoria storica della cittadina. A lui chiedo innanzitutto cos'è significato per la vostra comunità quel 6 maggio del 1976. 6 maggio 76, una serata vissuta malissimo. Avevamo riunione della Proloco, della Proglemona, proprio nella sede della SOMSI, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione, accanto alla Biblioteca Civica. La prima scossa ci ha turbato, siamo usciti, non si capiva ancora cosa dovesse succedere. Io personalmente sono rientrato a finire un indirizzo, mi ricordo ancora Londero Lucio via Loreto. E quando ho lasciato la macchina da scrivere per uscire nuovamente è arrivata la scossa che tutti ricordano. Ecco, da lì io penso solo la volontà, la determinazione di ripartire ci ha aiutato, perché altrimenti saremmo rimasti seduti a terra. Sono passati 41 anni, c'è stata una ricostruzione modello riconosciuta in tutto il mondo, una ricostruzione che ha riportato davvero Gemona com'era dov'era. Sì, c'è una Gemona diversa ovviamente, perché soprattutto quella ricostruita dal nulla, perché se ricordate Gemona è stata rasa al suolo tranne la via Bini, con quei due o tre importanti manufatti che poi sono stati ricostruiti. Gemona è diversa non tanto nelle strade, che sono ancora quelle piccole strade non più con i ciottoli ma con il porfido. Gemona è diversa perché è diversa la gente. La gente di 40 anni fa aveva altri riferimenti, altri ideali, altre importanti cose a cui pensare. Oggi manca proprio il collegamento fra la Gemona ante terremoto e la Gemona post terremoto. Per noi il terremoto è stato proprio uno spartiacque, il prima e il dopo. Noi, così come associazione, prima come Proloco, poi come associazione collezionisti di memorie, intendiamo proprio ricucire questo strappo, intendiamo far conoscere, insegnare, se possiamo, soprattutto ai giovani, cos'era la Gemona del prima terremoto. Si è parlato di ricostruzione, stiamo rivedendo il castello, abbiamo visto negli anni, nei decenni scorsi, il Duomo, le case. C'è ancora qualcosa che manca o qualcosa che è stato fatto ma si poteva fare meglio? Allora, innanzitutto io sono contento oggi di essere qui nel castello. Abbiamo sentito quelli che saranno i lavori prossimi e che ci restituiranno il castello, si dice entro il 2018. Il castello è stato importante per Gemona e gemonesi, ma anche per la Proloco. La Proglemona, che voi sapete è una delle più vecchie Proloco d'Italia, la prima in Friuli Venezia Giulia, è nata nel 1903 e il primo compito di questo consiglio appena eletto fu proprio quello di mettere a posto questo colle del castello, che era un colle arido senza vegetazione. Ebbene, in 10 anni, e si leggono ancora da qualche parte nel parco Proglemona 1913, in 10 anni il castello divenne la meta non solo dei gemonesi ma anche dei turisti. Ecco, io penso che questo sia l'ultimo tassello che Gemona vuole, che Gemona aspetta. Per il resto le cose sono andate come sono andate, ovviamente non potevamo ricostruire come ha fatto Venzone pietra su pietra tutta Gemona, perché ripeto, i genieri tedeschi, io me li ricordo con questi grandi bulldozer, con questi camion
immensi hanno spianato Gemona, tant'è vero che con i detriti, con i resti di Gemona è nata una piccola collina dove ha sede il Laser, un'associazione culturale che adesso è anche meta di gente che va a divertirsi. Ricostruire dal niente, ovviamente l'architetto di turno ci mette qualcosa di suo e in effetti girando per Gemona e raffrontando le vecchie fotografie con la Gemona di oggi si vedono anche delle discrepanze non indifferenti. A proposito del confronto, del duello con Venzone che si vive dal periodo medievale, una rivalità accesa tra le due località, proprio legata al terremoto c'è anche una curiosità che chiediamo di svelarci a Luciano Vale, quella delle fotografie. C'è un fotografo venzonese che, se non ricordo male, ha fotografato, ha mappato Gemona prima del sisma del 76. Sì, proprio così. Con Venzone ci sono state lotte medievali, ma fortunatamente oggi, ma anche prima del terremoto, c'era grande collaborazione. Gemona nel 1975 riceve, grazie all'interessamento di Guido Clonfero, una prima guida della città. La Proglemona nel 73 aveva festeggiato i suoi 70 anni, nel 75 presenta questa guida. I testi sono di Guido Clonfero, venzonese, e le fotografie di Donato Maieron. Donato Maieron e Guido Clonfero avevano fatto un lavoro per la sovrintendenza di Udine su Venzone e Gemona, mappando tutti i grandi le grandi case nobiliari del tempo, ma anche con foto di interni. Ebbene, subito dopo il terremoto, sapendo di questa cosa, mi sono interessato personalmente con Donato Maieron e gli ho chiesto gli scarti di questi suoi scatti, che poi scarti non erano, perché erano il secondo, terzo scatto e quindi cose abbastanza interessanti. E fortunatamente oggi come oggi la Pro Loco di Gemona, la Proglemona, ha questo archivio Maieron che ha più di 1600 negativi che fra l'altro due anni fa sono stati tutti digitalizzati. Quindi grazie a questa collaborazione con Venzone possiamo fare i raffronti di cui si diceva prima. Siamo in quello che rappresenta davvero un'eccellenza del restauro e della ricostruzione post-terremoto, il Duomo di Venzone. Un esempio davvero classico, davvero importante di quello che è stato realizzato, di che cosa i friulani sono riusciti a realizzare dopo il sisma. Sono con il professor Guido Biscontin, già professore ordinario di chimica del restauro all'Università Ca' Foscari di Venezia, che si è occupato del restauro anche del Duomo e anche delle statue. Perché è citato come uno degli esempi migliori della ricostruzione? Perché sostanzialmente ha seguito delle regole che riguardano il restauro molto ortodosse e molto importanti. È stato ricostruito per anastilosi, classificando le pietre che sono messe nel posto dove erano prima. Dove mancavano, perché qualcheduna ne manca, c'è un sistema neutro, perché qualche volta sono state anche ritrovate. Questo è l'elemento di riferimento più importante. Per il resto, è una tecnologia abbastanza complessa, difficile. L'architetto Doglioni, che era il progettista, ha seguito molto bene questi lavori, ma ci sono voluti vari anni. Un lavoro molto lungo, molto preciso e molto difficile. Beh, direi lungo no, forse, perché per fare questo Duomo ci hanno messo un 20-30 anni, quindi insomma lungo forse prima, cioè la diagnostica, la conoscenza, tutte queste pietre che vanno riconosciute, eccetera, con sistemi di calcolo, quello è stato un po' lungo. Poi nella realtà è tutto antisismico anche questo, quindi ci ha messo il tempo giusto, ecco, diciamo. Ma che cosa vedono adesso i visitatori? Anche oggi ce ne sono tanti qui a Venzone. Vedono qualche cosa che è ricostruito come, esattamente come era prima. Quindi si riportano a delle situazioni storiche, realistiche, tradizionali. In qualche caso
come la crocifissione, per esempio, è stata fatta la scelta di lasciare le mancanze, le lacune, proprio per dare un'idea, diciamo, di com'era, ed è molto affascinante, bisogna dire la verità. Ecco, l'ultimo tassello, le statue che abbiamo visto recentemente apposte sul Duomo, sono delle copie, gli originali sono qui internamente, poi verranno esposti successivamente fuori all'interno di un lapidarium. Questo è un ultimo passaggio di quello che è stato proprio la ricostruzione del Duomo. Sì, direi che si è creato un gruppo, diciamo, molto pluridisciplinare, cioè con le aree politico-amministrative, con le aree della diagnostica, della conoscenza, con l'area soprattutto di Monsignore che coordinava, diciamo, tutti questi, ecco, con l'area della soprintendenza che è sempre stata presente e con la disponibilità dei restauratori a condividere certe scelte. E qui ci sono problemi anche di natura strutturale, quando si mettono sulle sculture, per esempio qui è stato chiamato uno strutturista, per quanto riguarda il lapidario è stato chiamato un architetto, che quindi è stato fatto un lavoro molto completo. Sì. Le statue, al di là del sisma, avevano subito dei danni ingenti in occasione di un incendio nel 1983, adesso sono qui restaurate, però appunto non vengono esposte all'esterno del Duomo. Allora, il 15 maggio purtroppo c'è stato un incendio doloso nel box che conteneva le statue. Sono venuti a prendermi, io ero a Budoia quella mattina, è stato durante la notte, sono arrivato qua che tutto fumava, bolliva, sostanzialmente è successo che i cristalli si sono espansi con la dilatazione dovuta al calore e poi i pompieri giustamente hanno buttato l'acqua e questa differenza così violenta non è stata recepita, per cui si sono create delle fratture, fessure, microporosità. E facendo poi lo studio delle porosità, il microscopio, eccetera, si ritiene che con queste, in queste condizioni le statue non possono più essere all'esterno. Tutti capiscono che l'azione dell'acqua, ghiaccio, eccetera, non, però in compenso ci danno l'idea di come si vive per 700 anni quando si è fuori. È un caso unico al mondo questo. Sono molto belle. Sì, sono molto belle e affascinanti. Si è deciso allora di fare delle copie. Anche per fare le copie ci sono delle scelte sempre da fare, tanto se la copia può essere fatta di cemento, di vetroresina, di gesso, di... noi abbiamo scelto con un po' di buon senso il materiale lapideo. La scelta del materiale lapideo ovviamente deve essere resistente alle azioni esterne, soprattutto di gelo ma anche di pioggia, per cui materiale, una calcite molto compatta, tipo pietra lisa, tanto per capirci, che il nostro scultore ha apprezzato molto perché è anche molto lavorabile. Ed utile. Ed utile, sì. Adesso alcune di queste copie sono ancora conservate internamente all'interno del Duomo, verranno poi allestite e collocate all'esterno, invece gli originali rimarranno sempre dentro o in questa situazione, però si spera che nel giro di qualche anno si trovino dei fondi, dei progetti per fare un lapidario e il Monsignore Roberto ha individuato anche dove, d'accordo col sindaco, c'è un problema di terreni, insomma, va bene. E si può dire che il cantiere del Duomo sarà terminato definitivamente dopo 41 anni. Sì, ma il cantiere sarà terminato nel giro di qualche mese quando metteremo su le ultime 5-6 statue. Poi dopo questa espansione per valorizzare soprattutto mi sembra piuttosto importante. E dopo la storia che cosa ci aspetta, Davide? Ma questi due paesi vogliono mettersi in luce anche attraverso dei personaggi simbolo. Andiamo a scoprirli con Locals. Gemona per il suo personaggio si gioca la carta Enzo Cainero. Non è gemonese, ma Gemona ha dato tanto. Enzo Cainero ha dato alla luce il progetto di Gemona, città dello sport e del benstare, project manager di un'iniziativa che ora è diventata Sportland. Che cosa l'ha legata a Gemona, Cainero?
Ma ci sono sempre nella vita rapporti di amicizia con qualche persona. Il sindaco Paolo Urbani è stato un mio supporter quando ero presidente del basket nella Fantoni Basket nel 1985, quando si è messo in testa di voler fare il sindaco, ha chiesto un aiuto e io l'ho fatto ben volentieri. Ma poi a Gemona ci sono anche dei personaggi a cui io sono molto legato professionalmente, come i Fantoni, che mi hanno detto vai, fai, e poi c'è stato anche un supporto di squadra non indifferente, come il legame con l'Università di Scienze Motorie e col professor Di Prampero, e ciò ha portato, assieme a Paolo Urbani e Roberto Reverend, non dimentico anche questo, a fare questo progetto ideato forse fra, non dico lo scetticismo, ma l'attesa, la curiosità generale, che poi invece è diventato un progetto, come lo è tuttora, mi ritengo di dire senza presunzione, molto vincente. Enzo Cagnaro rappresenta anche un personaggio portacolori di altri grandi personaggi, perché se a Gemona sono arrivati i grandi nomi dello sport internazionale, si era partiti con Pistorius, ora c'è Wade Van Nicker, e anche merito suo. Ma sai, il merito è sempre di una squadra che collabora, che fa, che parla, che tratta le varie ipotesi, e abbiamo pensato di, fra virgolette, scusi la ripetizione, di pensare in grande. E allora abbiamo fatto dei personaggi come Wade Van Nicker, ma non dimenticherei, per esempio, vedi, adesso si è dimenticato, un personaggio come Nabra Monda, che ieri aveva sulla Gazzetta dello Sport una pagina intera, il miglior arrampicatore al mondo. Noi l'abbiamo avuto come testimonial per un periodo, ha avuto grandissimo successo. Oggi regioni che fanno di più in questi termini, come il Trentino Alto Adige, ce l'ha portato via. Però ci sono passati tanti personaggi e credo che altri ne verranno, perché lo testimonia il fatto che, per esempio, adesso atleti della Germania hanno chiesto di venire a allenarsi anche sì a Gemona del Friuli. È un problema di strutture, è un problema anche di ospitalità, è un problema anche di benestare, perché vicino a Gemona, questo ci tengo, si catalizzano gli interessi di un territorio intero. Perché non è solo Gemona, ma è Tolmezzo, è Bordano, è il lago. Ci sono tante località che possono beneficiare di questa notorietà. A proposito di personaggi, da ricordare anche Nicole Fedele per quanto riguarda il parapendio, De Marchi per il ciclismo, anche loro sono stati testimoni. Vedo che hai seguito bene, complimenti. Sì, sono stati testimoni, lo sono, ma sai, anche il parapendio, per esempio il volo libero. Il volo libero è stato un enorme successo, perché noi fra due anni, nel 2019, avremo i campionati del mondo di volo libero del deltaplano qui in Friuli Venezia Giulia. Gemona sarà una delle sedi principali. È un traino incredibile, perché il passaparola risulta, al di là dei social che sono importanti oggi, ancora il modello vincente. Se uno si trova bene, lo dice, gli sport si collegano molto tra di loro, e il passaparola è una scelta vincente. Che cosa manca ancora a Gemona, al gemonese, a Sportland, per fare quel salto di qualità ulteriore? Ma qualche miglioramento di struttura, evidentemente, per fare dei grandi meeting, che se noi potessimo fare li faremmo volentieri, ci vuole una struttura, ci vogliono degli impianti, forse ci vuole anche qualche potenzialità in termini di dotazione alberghiera, ma non possiamo pretendere tanto. Dobbiamo fare la politica dei piccoli passi, perché fare grandi investimenti oggi, bisogna stare attenti a non fare dei deserti dopo, no? Perché lo testimonia, per esempio, tanti impianti fatti altrove che non vengono utilizzati. L'impianto deve essere fatto se si ha un programma, se c'è una potenzialità, che deve dare soprattutto una caratteristica, la continuità. Fare una manifestazione un anno e non ripeterla dopo non ha senso. Ecco. Poi Gemona si presta moltissimo per il ciclismo. Io non dimentico che noi abbiamo fatto ricordato il trentennale del terremoto nel 2006 col Giro d'Italia, andando e riandando verso il territorio del gemonese, e abbiamo avuto un bellissimo successo, un bellissimo ritorno. Storie di friulani che partono in cerca di qualcosa e ritornano migliorati, diversi, pronti a dare un contributo al proprio territorio. È la storia di Simona Baldini, che è uscita da Venzone dopo essere cresciuta qua ed è ritornata proprio per dare un qualcosa in più, per dare la sua esperienza.
Com'è nato tutto questo? Ma io ho deciso più o meno sui 28-29 anni di andare a Milano. Sono stata via per quasi 8 anni. Ho lavorato nel campo dell'abbigliamento, quindi ho preso, raccolto tutte quelle che sono delle informazioni tecniche non che qui nei nostri piccoli paesi non ti vengono date. Però poi ho detto basta perché mi sentivo pronta per ritornare al nostro paese, aprire qui un negozio, un'attività, perché il paese, il Friuli, ti danno la tranquillità, non c'è lo stress della vita cittadina e devo dire che ho riscontrato anche molto successo con le donne delle nostre zone, perché ho portato un po' di innovazione, dei look totalmente nuovi, anche un po' più accattivanti. Quindi diciamo che l'essere rientrata è andata proprio in meglio. È andata bene, però non ti manca Milano, o sì? Milano non mi manca affatto, so che diranno oddio come, lì hai tutto, sì, però alla fin fine quando lavori il tempo che ti rimane per te stesso è molto poco, invece qui il tempo per te stesso riesci a trovarlo. Ed è un tempo di qualità. Tempo di qualità anche a livello proprio di salute sia mentale che fisica. Come avete vissuto l'esperienza del Borgo dei Borghi? Beh, è stata entusiasmante, perché tra le riprese, il fatto che poi sono tornati, quindi ci aspettavamo di essere almeno tra i primi tre posti e aver rivisto le immagini prima del terremoto, le post, e anche il fatto di vedere queste riprese del nostro paese anche dai droni, che quindi non siamo abituati a vederle dall'alto, ti permette di apprezzarlo, quindi è stata veramente una bella esperienza. Sei molto orgogliosa di essere diventata? Sì, orgogliosissima. Io dico a tutti, anche alle persone che conosco, che non sono di qua, venite da noi, venite a fare un giro, ma anche proprio per tutto il Friuli stesso, perché ha dei paesaggi, dei luoghi molto belli da visitare. Tornando alla tua esperienza professionale, come sta andando e cosa pensi per il futuro? Allora, il negozio sta andando per fortuna molto bene, e visto che è un negozio esclusivamente per donna, mi piacerebbe fra un paio d'anni riuscire ad aprire sempre a Venzone anche un negozio da uomo, chissà. Chissà se riuscirai a esaudire anche questo desiderio. Intanto un auspicio per la tua comunità, per il tuo territorio, per il futuro, come lo vedi? Allora, io credo che non soltanto per il discorso del Borgo dei Borghi, ma anche per quello che è Venzone di per sé stesso, credo che ci sarà un afflusso sempre più maggiore di gente che vuole, appunto, come ho voluto io, tornare alla tranquillità. E poi speriamo, appunto, che queste persone con il passaparola possano fungere anche da volano per il turismo, che mi sembra non manchi. Sì, infatti abbiamo la pista ciclabile che sta portando veramente tanti ciclisti, ma poi anche tutti gli eventi che vengono fatti soprattutto nel periodo estivo in piazza, e anche la festa della zucca che ci sarà fra poco. Veramente abbiamo tantissime persone che stanno conoscendo e apprezzando i nostri luoghi. E quindi i venzonesi che cosa possono fare per dare ancora di più? Ma io chiederei ai venzonesi di utilizzare il sorriso. Secondo me la cosa più bella per le persone che vengono da fuori è il sorriso. Quindi quando tu già sorridi, le persone si rivolgono a te con entusiasmo. Storie interessanti quelle dei nostri personaggi. Sì, adesso andiamo a scoprire le buone notizie, le novità positive che sono caratteristica di Gemona e Venzone, scopriamole insieme. La good news di Gemona, la carta vincente che si gioca la cittadina per questa puntata è Up on a Dream, una realtà in costante crescita, costruita, realizzata da ragazzi. Uno di loro è Marco Londoro, è accanto a me e a lui chiediamo innanzitutto, Up on a Dream che cos'è? Beh, innanzitutto Up on a Dream è una duplice realtà. Up on a Dream nasce nel 2011 come associazione, fondata da me e dal mio collega Giulio Venier, e successivamente nel 2013 si costituisce come società. E di cosa ci occupiamo? Di video. Facciamo video, con l'associazione portiamo avanti dei progetti più culturali, più legati al sociale o attività comunque no profit,
E dal 2013 invece iniziamo con il tutto un insieme di lavori che riguardano la parte commerciale. Al giorno d'oggi fare video sembrerebbe una cosa banale, ma non lo è. Ci vuole grandissima professionalità e è proprio a questo che voi puntate. Sì, è vero. Diciamo che negli ultimi anni le attrezzature, l'hardware, i software sono diventati più accessibili, quindi si è creato una fitta rete di videomaker appassionati che si sono cimentati nel video. Cosa vince? Vince l'idea alla fine, vince come riesci a capire le intenzioni di un cliente e riuscire a soddisfarlo appieno. Non è di certo l'attrezzatura o diciamo il fatto che sia semplice da sia diventato più semplice maneggiarla, ecco. Uno dei meriti che vi va scritti nella realizzazione di questi video è quello soprattutto di aver fatto conoscere un territorio, le sue realtà, le sue associazioni e un mondo sportivo in rampa di lancio. Sì, diciamo che quando siamo partiti come associazione abbiamo avuto l'opportunità tramite il comune di mostrare quello che stava accadendo all'interno di Gemona, perché ci è stata data l'opportunità di creare degli spot per manifestazioni, eventi e appunto anche il progetto di Gemona Città dello Sport e del Benestare. Questo ha permesso di dare visibilità a Gemona e a quello che stava accadendo nel territorio e anche fuori, ecco. Video di pregevole fattura ambientati anche nel sociale, soprattutto un progetto è molto interessante, Assetto di Volo. Assetto di Volo è un lungometraggio, una docufiction, che appunto tratta del tema della disabilità e del volo, due parole che sembrano difficili da associare, ma come vedrete in questo film, le speranze la speranza non termina mai e quindi si riuscirà a collegare queste due parti creando un effetto davvero mozzafiato. Voi da giovani gemonesi vi siete messi in proprio, avete costruito una realtà che sta avendo successo, un messaggio anche che arriva dopo 41 anni, un messaggio di speranza dei giovani del territorio che hanno anche una visione futura. Sì, diciamo che i tempi non sono facili, questo lo vediamo in primis quando lavoriamo con le aziende. Diciamo che da un certo punto di vista la situazione della crisi degli anni passati ha, diciamo così, stimolato i giovani a rimettersi in gioco, a ricominciare da zero, a reinventarsi, e questo è quello che abbiamo voluto fare noi qualche anno fa e ci ha portato, diciamo, ad avere un discreto successo. I vostri obiettivi? Sono riusciti a raccogliere un po' tutti gli scorci di Gemona? C'è ancora qualcosa che state puntando? Beh, diciamo che Gemona ci ha dato tanto. A Gemona abbiamo girato molte cose, anche dei lungometraggi, esperimenti, quindi è comunque la terra che ci ha aiutato moltissimo, ecco. Quindi diciamo che sicuramente si può fare ancora qualcosa, chissà, magari un nuovo lungometraggio ambientato di nuovo qui nella nostra città natale. Sindaco, ci siamo spostati vicino alle mura perché è il momento delle good news, quindi delle buone notizie, quelle che guardano al futuro e quelle che parlano di innovazione, sviluppo e ancora promozione turistica per il Borgo dei Borghi. Beh, intanto due parole anche sul discorso turistico. Sono tre anni che questa amministrazione sta spingendo sul turismo con grandissimi risultati, mai successi da 40 anni per Venzone. Il Borgo dei Borghi, ma anche tutta questa ciclabile, la ciclabile che abbiamo terminato, un altro pezzo su Venzone e su Portis. Perciò stiamo puntando sì al turismo, ma adesso abbiamo riaperto i cantieri, cioè tanti cantieri sulla nostra cittadina e tanti lavori che stanno andando avanti e tanta economia, giustamente. Ecco, qui siamo proprio vicino alle mura di Venzone, antiche, ben tenute, immagine, simbolo, proprio quando il visitatore arriva, trova il borgo circondato da queste mura. Che cosa realizzerete qui? C'è un'ulteriore novità. A fine anno terminiamo uno dei più bei lavori che sono su Venzone, cioè faremo il camminamento sulla mura, cioè la gente viene a visitare Venzone, cammina sulla mura e farà il giro, almeno farà la prima parte, farà un quarto del giro di tutte le mura di Venzone. E questa è la grande novità, è un grande progetto, che guarda al futuro, che guarda alla gente del futuro e guarda alle persone, ecco, perché torniamo a riscoprire anche queste bellezze di Venzone. Il cantiere è aperto da quando e quanto durerà?
Il cantiere è aperto da un mese e durerà, penso, fino a fine novembre. Speriamo che anche il tempo ci aiuti. E apriamo adesso nel giro di 15-20 giorni un ulteriore cantiere. Andiamo ad aprire il cantiere a nord, cioè andiamo a riaprire il fossato. Il fossato è stato chiuso con le macerie del 76 e adesso andiamo ad aprire anche quel pezzo lì. Quello lì sarà un lavoro che durerà sicuramente anche tutto il prossimo anno. E che cosa succederà nel fossato? Succederà che possiamo fare il giro del fossato di tutta la parte, che specialmente della parte a nord che mancava la parte delle scuole, e andremo a fare anche la porta nord. La porta nord sarà ultimata, io credo, non prima del 2000, alla fine del 2018, anche 2019. Perciò un ulteriore lavoro che guarda sempre anche questo per le bellezze e ritorniamo a dare le bellezze alle nuove generazioni. Ecco, un vero tuffo nel Medioevo, direi, arrivando a Venzone, anche in occasione della Festa della Zucca, che è prossima, non possiamo non parlarne. Beh, sulla Festa della Zucca ormai non serve dire grandi cose. Non è una Festa della Zucca, è l'evento della zucca, perché è uno degli eventi riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Quest'anno abbiamo una novità, abbiamo un piccolo trenino a vapore che parte sabato pomeriggio, arriva sabato mattina, arriva qua a Venzone, parte da Cervignano, c'è la possibilità di salire su questo treno con la collaborazione tra il Comune di Venzone, la Regione e Trenitalia, e poi rientrerà anche nel pomeriggio, più tutti i treni e più tutte le attrazioni che avremo, come sempre, 80.000 persone in un borgo dove noi qua ci abitano 2.100 persone, perciò questi qua sono i numeri. Prossima Festa della Zucca si potrà fare anche il giro delle mura? Questa Festa della Zucca non si riuscirà a fare perché il cantiere è ancora aperto, non riusciremo. La prossima edizione faremo anche questo ulteriore, anche se comunque il barbacane, cioè la parte alta delle mura, veniva già usata un po' dai giocolieri, da queste tante attrazioni che facciamo in quei due giorni. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire anche nei paesi più piccoli. Adesso, Davide, è il turno della rubrica più gustosa. Sì, ci sediamo a tavola, siamo andati a gustare le prelibatezze dei due comuni con Mangià e Murì. Cara Valentina, preparati perché Gemona è pronta a stupire. Siamo venuti a sederci a tavola ai Celti. Accanto a me c'è Marinella Ferigo e Davide Patat, gli chef, gli ideatori di questo piatto tipico. Perché? Perché Gemona ha ideato il suo piatto tipico. È vero, Marinella? Certo, in aprile è partito questo progetto, se vogliamo chiamarlo progetto, ideato, è un po' voluto dal circolo culturale di Campolessi, che mi hanno chiesto se facevamo qualcosa per il 50° anniversario del circolo. I ragazzi mi hanno chiesto se preparavo un piatto un po' diverso, che non fosse il solito. Io ero reduce dai campionati italiani di Rimini con i ragazzi di Gemona, che sono tornati tra l'altro con due medaglie, e ho chiesto a uno di loro, perché uno già lavora da un'altra parte, Davide Patat, se mi dava una mano a realizzare questo piatto, mettendo insieme anche i prodotti del territorio, la latteria di Campolessi con il mulino di Godo per la farina. E da qua è nato il Chiappiel di San Marco. E strada facendo poi ho detto, ma quando vado in giro mi chiedono qual è il piatto che identifica Gemona, non riuscivo io a portare un piatto. Allora ho detto, ragazzi, inventiamo per il 50°, ma poi che resti il piatto di Gemona quando andiamo in giro, che sappiano che anche noi abbiamo un piatto qua a Gemona. Davide, infatti, allora iniziamo a raccontarlo questo piatto, il Chiappiel di San Marco. San Marco perché appunto è il santo protettore di Campolessi, questa borgata di Gemona. Quali sono gli ingredienti che avete scelto? Allora, innanzitutto per preparare la pasta lavoriamo con una farina 00 e un fioretto di mais cinquantino che viene rimacinato e appunto dà il colore puntinato che si vede sulla pasta. Mentre per il ripieno lavoriamo con la ricotta della latteria Turnaria di Campolessi e del formaggio stravecchio, sempre invecchiato in latteria a Campolessi. Allora si procede preparando la comune pasta con acqua e farina, si lascia riposare, nel frattempo che la pasta riposa procediamo a preparare il ripieno
lavoriamo i formaggi cercando di amalgamarli tutti insieme. Aggiungiamo dei fichi secchi per dare un tocco di dolce al formaggio, che è un abbinamento che che a nostro parere funziona. E dopo, quando la pasta è riposata, procediamo a stenderla sul banco di lavoro. Mettiamo gli impasti, il ripieno al suo interno, e procediamo con la copertura di un altro strato di pasta, e dopo con gli stampi andiamo a fare la forma che ricorda un po' il cappello di San Marco. Diciamo che, per semplificare, potrebbe assomigliare un po' ad un agnolotto. Sì, certo, può assomigliare a un agnolotto, però un agnolotto particolare, il futuro piatto tipico di Gemona. Marinella, hai parlato di prodotti legati al territorio, allora andiamo a raccontarli un po' meglio. Questo formaggio della latteria di Campolessi è particolare perché? Perché è stato riscoperto dal passato. Presumo di sì. Adesso la latteria si sta un po' evolvendo, ha degli ottimi prodotti. A noi serviva un formaggio un po' stagionato, allora, d'accordo col casaro, ha detto: provate questo, che è un 12-15 mesi, è un po' ben saporito. E da lì è partita l'idea poi di amalgamarlo un po' con la ricotta, perché solo formaggio è impossibile lavorarlo, ma era anche tanto saporito. Mentre per quanto riguarda la farina di Cinquantino, di che cosa si tratta? È un mais che hanno riscoperto quelli del mulino Cocconi qualche anno fa, che sarebbe una semenza vecchia, che era un po' andata persa, e da lì è nato anche il discorso del pan di Sork del nostro territorio qua. Un'altra eccellenza di Gemona, tra l'altro presidio Slow Food. Bravo, sì. E allora abbiamo provato a vedere, rimanere sempre Gemona, perché il piatto identifica Gemona. Siamo andati al mulino di Godo, loro lavorano il Cinquantino, ce l'hanno macinata un po' più sottile per poterla lavorare meglio, e da lì è nato questo abbinamento. Davide, siamo a Gemona, sfidate Venzone, guai se c'era la zucca all'interno. Beh, certo, abbiamo cercato di rimanere, di usare i prodotti di Gemona, come è giusto che sia. A proposito di abbinamenti, invece, qui abbiamo un buon rosso che si sposa bene con questo chiapiel di San Marco. Sì, questo rosso si abbina bene al formaggio, perché è un rosso sia abbastanza corposo, ma è molto fruttato, e quindi alla fine della degustazione pulisce la bocca, sgrassa la parte grassa del formaggio e del burro con il quale viene fatta la morchia per il condimento. Allora, noi siamo pronti per assaggiarli questi chiapiei di San Marco, il piatto tipico di Gemona. Buon appetito, grazie, e votare Gemona? Gemona c'è. È il momento più goloso, quello del Manghià e Murì. Abbiamo un piatto che ci attende. Paolo Del Negro, chef dell'Hotel Carnia, che cosa ci ha preparato quest'oggi? Allora, quest'oggi vi ho preparato un tortino di zucca. Siccome prossimamente ci sarà la festa della zucca a Venzone, abbiamo pensato di preparare come antipasto questo tortino di zucca. Con una crema al montasio e una composta di cipolla rossa. Ecco, come viene realizzato questo piatto? Allora, principalmente la base è la polpa di zucca, ci abbiamo messo le uova, della panna fresca, dello stravecchio qua della latteria di Venzone di 24 mesi e basta, e viene cotto in forno. Ma che zucca bisogna scegliere? Qui ad esempio, allora, ne abbiamo alcune, sì, esposte. Abbiamo alcune. Cerchiamo di capire che cosa bisogna utilizzare. Sì. Quello che utilizzo principalmente è questa zucca di un coltivatore amico mio di Venzone, l'azienda agricola Pelas. È una zucca diciamo, è dolce, molto dolce. Sì, è dolce e farinosa, e principalmente è di semenza giapponese, però viene coltivata molto bene anche a Venzone e va molto bene per questo tipo di piatto. Poi abbiamo delle zucche pavesi, delle zucche venete, che diciamo possono andare bene tutte, però io preferisco questa sì, perché è coltivata a Venzone. E poi si aggiungono gli altri ingredienti, in che ordine? Allora,
Si parte con le uova, per 6 persone io metto 3 uova, poi ci aggiungo 100 grammi di polpa di zucca. C'è un procedimento da fare dietro, bisognerebbe... Allora, questa zucca è anche favolosa perché ha poca buccia e molta polpa. Si cura la zucca, si... Si uniscono le uova? Sì, si unisce le uova, si aggiunge la panna, lo stravecchio e sale e pepe quanto basta, non serve nient'altro. Si mette negli stampini e viene cotto a bagnomaria per... Non in forno? No, viene cotto a bagnomaria, sì, in forno però a bagnomaria. Viene messo lo stampino nella placca dell'acqua e viene cotto in forno a 165 gradi per 20 minuti. 20 minuti e poi si ha questa delizia che poi a voi avete accompagnato con la composta di cipolla, il frico e anche una foglia d'alloro. Foglia d'alloro e una mirepoix di zucca. L'ultimo capitolo della nostra sfida fra Gemona e Venzone, adesso tocca a voi, dovete decidere voi che avete preferito in base a quello che vi abbiamo raccontato in questa seconda puntata di Versus. Allora ricordiamo come si vota, Davide. Andate sulla nostra pagina Facebook, quella di Udinese TV, e sul post dedicato a questa trasmissione mettete il mi piace per Gemona oppure il cuoricino per Venzone. La prossima settimana vi diremo chi ha vinto, avete tutta la settimana per votare e come sempre martedì alle 21 andremo in onda con la terza puntata di Versus. Anche qui sarà una sfida molto interessante, sarà dedicata al mondo del vino, Collio versus Colli Orientali, Cormons contro Butri, una sfida sicuramente da non perdere. Intanto noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito, un saluto a te Davide. Buonasera Valentina. Buonasera a tutti, buona serata con Udinese TV.